a tutti! Oggi prepareremo la plastilina con il bimbi. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 7 minuti. Gli ingredienti sono sale, farina, acqua, cremo tartaro, olio di semi, colorante liquido e un po' di aroma alla vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Mettere all'interno del boccale il sale. Venti secondi a velocità 10. Aggiungere adesso la farina, il cremo tartaro, l'acqua. L'olio di semi e l'aroma. Chiudiamo e andiamo a cuocere per 4 minuti, 100 gradi. Velocità 4. La plastilina è pronta, andiamo a colorarla. Usciamo la plastilina dal boccale e modelliamola un attimo, dando la forma di una palla. È possibile dividere il panetto in più parti e colorarlo con colori differenti. Io in questo momento lo colorerò soltanto col colore blu. Mettiamo il panetto dentro una ciotolina di plastica e andiamo a versare pian pianino il colorante. E adesso andiamo a impastare. Bene, la plastilina è pronta e adesso possiamo andare a modellarla. O con un mattarello o con le mani schiacciamo e andiamo a creare delle formine. Con cui i vostri figli si possono divertire. Si conserva in un contenitore ermetico per circa 2-3 mesi. Plastilina Bimby. Grazie e alla prossima ricetta!